Fabio Brescia. Buonasera. Bravo Sara, bravo. Non si sa allora. Buonasera a tutti, benvenuti all'ottava ed ultima puntata di Bravo! Cari miei, siamo alla fine di questo viaggio che è durato 8 settimane, settimane durante le quali ci avete veramente sommersi di affetto, ma tutte le storie d'amore finiscono, purtroppo, e quindi finisce anche questa, anche se niente per sempre, nemmeno le separazioni, quindi è molto probabile che ci si riveda nella prossima stagione televisiva. Dicevo che tutte le storie d'amore finiscono prima o poi, alcune in allegria, altre un pochettino di meno. D'altro canto, ricordiamo che la principale causa del divorzio è il matrimonio. Se non ci si sposasse, ovviamente non si divorzierebbe. Poi bisogna anche ricordare che nei matrimoni, in tutti i matrimoni, le mogli nel primo anno mettono sempre i mariti sopra un piedistallo. Appena sono passati 12 mesi, da sopra al piedistallo i mariti dovrebbero passare sotto al piedistallo, scamazzata. Poi c'è gente che si sposa spesso, Liz Taylor che si è sposata 8 volte, le hanno chiesto: scusi signora Taylor, vedevo un'intervista l'altro giorno su un canale satellitare, come ha fatto a sopravvivere a 8 matrimoni? E lei ha dato una risposta molto intelligente, ha detto: sa, io sono bravissima a tenere la casa. Come a tenere la casa, signora Taylor? Che cosa vuol dire? Che lei si occupa delle faccende domestiche? No, 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 io sono brava a tenere la casa nel senso che il mio avvocato dopo ogni divorzio mi fa tenere a me la casa, quindi tengo 8 case, mi pare a me. E poi ci sono le storie d'amore che finiscono per colpa delle suocere. Quelle storie d'amore che finiscono per colpa delle suocere mi fanno venire un nervoso. Pensate che io avevo un amico che purtroppo dovette divorziare per colpa della suocera, perché la moglie entrò in casa all'improvviso e lo trovò a letto con la suocera, con la madre. Invece un'altra mia amica dovette lasciare il marito per compatibilità di carattere. No, 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 non ho sbagliato, proprio compatibilità di carattere. A lei piaceva la montagna, a lui pure. A lei piaceva guardare la TV la sera con i piedi sul tavolino, a lui pure. A lei piacevano gli uomini, a lui pure. Mi ricordo, io ho un carissimo Raffaele, lo saluto, mio avvocato, che è anche un mio carissimo amico. Mi trovai nel suo studio una volta dicendo che c'era questa signora che urlava, diceva: avvocato, io devo lasciare mio marito, avvocato dovete fare qualche cosa, io devo lasciare mio marito perché mi tratta come un cane. Ma come, signora, la tratta come un cane? Che cosa vuol dire? Che la maltratta? No, 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 per l'amor di Dio non si è mai permesso. E me la tratta come un cane, che cosa vuol dire? Che la tiene attaccata fuori al balcone? No, no, ma ci mancherebbe altro. Signora, che cosa vuol dire che la tratta come un cane? Avvocato, mio marito pretende che io gli sia fedele. E poi, e infine ci sono gli integralisti, quelli che non divorzierebbero mai, anche a costo di soffrire, perché sono contro il divorzio. Io avevo uno zio, tanto tempo fa, mi disse: guarda Fabio, nella nostra famiglia la parola divorzio non bisognerà mai sentirla. Assassinio sì, divorzio no. Ti lascerò andare, ma in difesa come sei, farei di tutto per poterti trattenere, perché dovrai scontrarti con i sogni che fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. E lascerò ai tuoi occhi
da guardare, ma è la tua vita e non trattarla mai. Date anche la corda voi dell'orchestra, lo sapevi? Io mi aspettavo che doveva entrare Marianna, perché entrate questa? E vabbè, ma don Fior fa... Lei cosa ci fa qui? Gesù, e visto che voi a mio fratello non gli fate fare niente, ho preso e mi sono buttato io. Vabbè, dal balcone si doveva... Dal balcone! Ma come siete cattivi, signor Fabio? Io poi ho sbirciato a casa sulla scaletta, ho visto che c'era questa canzone, che poi è la mia canzone preferita, d'altro canto io tengo stesso fisico, Anna Ox. Io so tale e quale, no? Guardatemi bene, io sono tale e quale Anna Ox quando arrivò dall'Albania. No, tu sei tale e quale Uganottora Anna Ox quando arrivò dall'Albania. Comunque ho visto la canzone, visto che la mia canzone, ho detto, ma si sa, ma mi butto e vedo che cosa succede. Sì. Mi sono messo la parrucca bionda come Anna Ox e Ale, sono qui per te. A parte che Anna Ox c'ha i capelli biondi, non è la parrucca quella, la Ox, sono i suoi quei capelli. Ma quando mai? Quando in televisione è tutto fitto? Comunque, Diego, devo capire, Diego, come stai? Mai possibile che lui abbia permesso questo scempio, voglio capire. Scema mio fratello, non glielo dovete dire, per di più davanti a me. No. Io posso anche sembrare sore. Caccia fa, mangia lo asca e mangia ruta. Non è il caso. E fammi dimentica che sono la prego. Scusa. La prego, Eufemia, la prego, faccia lavorare, per favore. Piuttosto, no? Prima ho sentito che voi parlavate di separazioni, no? Visto che state per separarvi dal vostro pubblico televisivo, è arrivata l'ultima puntata, è vero, ho sentito questa vero. Cosa. Io sono una donna intelligente. Sì. No, io non mi voglio mai sposare. Io voglio solo divorziare. Faccio gli alimenti. Sei visto. Anche se, devo dire la verità, la mia famiglia... Purtroppo il divorzio non è ben visto. Ah, neanche no, nella no, sua no, famiglia. No. Noi donne Sanchez in genere con gli uomini non divorziamo. Che no. Li sotterriamo direttamente. Perché. Ricordo, signor Brescia, ricordo quando il nonno si separò dalla nonna. Sì per da 7 anni. Sì. Perché sono 7 anni che si è separato. Ah, sì? 7 anni che continua a bere, bevo whisky, una continuazione. Affoga il dolore nell'alcol. No, festeggia tutti i giorni. Ah, ecco. Vabbè. Dovremmo andare, abbia pazienza. Dove andiamo insieme? Andiamo in camerino. Ah, in camerini e poi? Devo fare 2 chiacchiere con suo fratello Diego. Nonna mia, e voi nel camerino. Io e voi nel camerino. E che bella sorpresa. Parliamo dopo.